E oggi siamo qui per un'altra nuova intervista. Oggi abbiamo un altro attore che si è formato qui al Liceo Germana Erba. Siamo qui con Fabrizio Costella. Ciao Fabrizio, Ciao grazie Enzo. per aver accettato anche tu l'invito Grazie e per essere qui. Allora, oggi parliamo di Fabrizio Costella. Fabrizio Costella è un attore che si è formato al Teatro Stabile di Genova è uscito dal liceo Teatro Nuovo e oggi si divide tra cinema e teatro. Allora, Fabrizio Costella, partiamo subito, come dico sempre, con la prima domanda, Vai, semplice, sono semplice. pronto. Come è nata la tua passione per la recitazione? Allora, bella domanda. La mia passione per la recitazione è nata quando ero piccolo, avevo 6 anni, e mentre tutti i ragazzini decidevano di intraprendere una carriera calcistica, io ho deciso, dato che per me è stata fallimentare, ho deciso appunto di approcciarmi a questo mestiere attraverso una piccola compagnia di teatro di strada, che si chiamava Coclea. E da lì è nata la mia passione, finché poi sono arrivato all'età di 12 anni, dove per puro caso ho fatto un provino cinematografico, il mio primo provino cinematografico, che è stato per un film di Marco Bellocchio che si chiama Vincere. E mi hanno preso per fare questo ruolo di Benitino Albino Mussolini. E da lì niente, ho capito che quello era quello che volevo fare nella vita. Quindi hai iniziato già però con un gigante del cinema italiano come Marco Bellocchio. Allora, Come sei stato scelto? sì, no, è stato strano perché i provini erano sia qui a Torino che a Roma. Ovviamente avevo 12 anni, quindi non sapevo neanche da dove si potesse incominciare per fare un provino. E mia madre per puro caso vide sulla stampa un articolo che appunto citava la richiesta di casting, quindi cercavano un bambino di dai 9 ai 12 anni che avesse i capelli marroni, gli occhi marroni, e niente, io andai a fare questo provino e niente, E sei stato sono bene. piaciuto C'erano tanti a... bambini o c'è. C'erano tantissimi, tantissimi ragazzi. Non riuscivano a trovare questo bambino che potesse fare questa parte e mi presero E da lì diciamo che la passione ti è data ancora di e da più. lì sì, c'è stato proprio un alimentarsi di questa passione che ho deciso che diventasse poi il mio futuro, il mio lavoro. Beh, diciamo che è iniziato bene, perché è Ho iniziato con Marco iniziato, Bellocchio, quindi è devo stata dire che. una bella esperienza, sì, non me ne rendevo ancora conto, però ora me ne rendo molto più conto di ciò che è stato e Soprattutto il dell'importanza. nome, dell'importanza del Sì, regista. no, no, assolutamente, ma poi siamo andati anche al Festival di Cannes nel 2009 col film, quindi su Red Carpet, è stato per me una cosa incredibile. Che mi ha fatto capire di voler fare questo Bene, mestiere. e poi è arrivato il liceo Germana E Erba. poi è arrivato Come sei arrivato il al liceo. liceo? Allora, io alle scuole medie avevo questo insegnante di italiano col quale avevo un bellissimo rapporto e lei faceva delle piccole lezioni anche di recitazione Ah, bene, a noi buono. ragazzi, quindi come io sono dell'idea che in qualsiasi scuola, a partire dalle elementari ad arrivare alle superiori, bisognerebbe sempre fare un qualcosa di recitazione, proprio per sensibilizzare le persone, i ragazzi. Secondo me si andrebbero ad evitare un sacco di problemi sociali in questi piccoli È vero. microcosmi che sono le scuole, no? Come il bullismo, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, non divaghiamo. E niente. Questo insegnante mi disse: guarda Fabrizio, nel momento della terza media, nella quale un ragazzo deve scegliere in che liceo andare, quindi dove vado, al classico, allo scientifico, e mi disse: Fabrizio, guarda, c'è questa scuola che si chiama Liceo Teatro Nuovo che ti dà la possibilità di recitare. Wow! E allora niente, da lì io venni qui e iniziai questo percorso che è stato il Teatro Nuovo. Sono sempre le insegnanti di italiano, Sono che sempre gli cercano di insegnanti di indirizzare. Anche italiano. con me erano state le mie insegnanti Sì. di italiano.
Alle medie. Sempre loro. E la domanda sorge spontanea. Siamo qui in quest'aula, sì, che tu conosci, che io conosco, che conosci bene. Molto, molto bene. Siamo nella sala mostre del Teatro Nuovo di Torino, del liceo. E se queste pareti potessero parlare, cosa direbbero di Fabrizio? Se queste pareti potessero parlare, direbbero di Fabrizio. cosa potrebbero dire? Ma non lo so, io qui ho fatto molte prove costume di vari spettacoli, perché qui al Teatro Nuovo abbiamo fatto molti spettacoli come Il Mago di Oz, Romeo e Giulietta, e niente, io le ringrazio queste pareti, perché sennò adesso non sarei dove sono, quindi sono io che devo ringraziare loro. Ti ricordi il tuo primo spettacolo che hai fatto con la Torino Spettacoli? Allora, il mio primo spettacolo è stato il Gabbiano Jonathan Livingston, negli spettacoli che si facevano con le classi, classe. Con la regia di? Con la regia di Domenico Berardi. Ah. E abbiamo fatto il Gabbiano Jonathan Livingston e io facevo Fletcher. E l'avevamo fatto davanti al Duomo, come si chiama? Palazzo Chiablese. Sì, ok. Sì. L'avevamo fatto in quel giardinetto lì, avevano allestito un piccolo palco. Mm-hmm. E niente, questo ricordo molto vivido nella mia memoria di noi che facciamo i gabbiani. Vabbè, è stata un'esperienza sicuramente accrescitiva e divertente. Hai avuto ansia nel... Com'è? Ma l'ansia è fondamentale, no? Senza ansia penso che non si possa salire su un palcoscenico o stare davanti a una telecamera. Essendo stato il tuo primo spettacolo, sai, importante comunque. Sì. Avevo ansia, non mi ricordo, però io sono una persona abbastanza ansiosa, quindi presumo di sì, perché questa cosa non è cambiata col tempo. E quindi poi è arrivato Romeo e Giulietta. Poi sì, quelli dopo, quando ero già un po' più grande, nel Gabbiano appunto Jonathan Livingston avevo 14 anni, mm-hmm. Romeo e Giulietta, Mago di Oz sono arrivati quando già ero più grande, quindi 17-18 anni. E Romeo e Giulietta facevo Romeo al Teatro Erba, mm-hmm. ed è stato uno spettacolo per me fondamentale, perché mi ha dato la possibilità di esplorare la mia emotività. Mm. Perché penso che quando si incomincia a diventare un po' più grandi, un attore arriva a scoprire un altro mondo di questo mondo della recitazione, no? Che non è più gioco, ma diventa sentimento, cioè pathos. Io credo che il ruolo di un attore sia quello di condividere un'emozione. Per me questo significa, è vero, interpretare. Sì. E dare qualcosa. Dare qualcosa, perché se no non ha senso che io faccia, almeno per me. No, ma è vero. Non ha senso che io faccia questo mestiere. Quindi per me interpretare significa condividere un'emozione con chi ti sta guardando, col proprio partner di scena. Perché così si crea, così si diventa autentici e non dei normali rappresentatori di qualcosa. Sagge parole, ascoltate quello sagge che dice parole. Fabrizio. Poi è arrivata anche la televisione. Poi è arrivata una questione privata, la serie Trust, non uccidere. Sì. E alternavi il cinema. Sì, allora, perché dopo il liceo le domande erano queste: cosa faccio, l'università o vado in un'accademia di recitazione? L'attore, cosa fare? Questo è fondamentale, perché da un lato avevo quest'idea che un attore dovesse assolutamente studiare, sono ancora di quest'idea, quindi dovesse fare un percorso di studi universitario che comunque gli desse un bagaglio culturale abbastanza massivo. Però ero anche dell'idea, mi affascinava l'idea di entrare in un'accademia cinematografica, un'accademia o cinematografica, sì, o teatrale, certo, dipende. E optai per la seconda scelta, quindi entrare in un'accademia di recitazione e entrare al Teatro Stabile di Genova.
E poi da lì, riuscendo a trovare anche un'agenzia cinematografica, sono riuscito ad alternare il teatro col cinema, la televisione e così via. È una domanda stupida, ma una domanda che ovviamente sorge spontanea. Certo. Ti senti più cinematografico o più teatrale? Indirizzato verso cosa? Non te lo so dire. Allora, è difficile. Sì, perché penso che alla fine la differenza fra i due mondi sia più che altro il mezzo. No? Quindi in uno c'è un palcoscenico, nell'altro c'è un obiettivo. Un qualcosa che ti fissa c'è comunque, perché anche un obiettivo. Un qualcosa che ti fissa qualcosa c'è, ti questo mestiere che sei costantemente sotto un giudizio, sotto un filtro di qualcosa o qualcuno. E, no, non lo so, forse cinema. Cinema d'autore, possibilmente. E invece teatro, drammaturgia contemporanea. E col teatro hai fatto Sangue Matto con la regia di Elena Gigliotti, V21 di Alberto Giusta e poi Eracle di Massimo Meshulam, che tra l'altro è stato ospitato anche a Mosca. Sì, abbiamo avuto questa fortuna nel maggio del 2018 di andare con questa tragedia di Euripide a Mosca. È stato bellissimo perché a Mosca il pubblico russo è decisamente migliore rispetto a quello italiano. Perché? Per quale motivo? Perché anche se non ci capiscono nulla in italiano, loro venerano il teatro, c'è proprio questa cultura di andare a teatro, c'è questo bisogno nelle persone di andare a teatro e c'è un'attenzione veramente incredibile. Qua in Italia a volte capita che magari uno sta facendo uno spettacolo, sente un telefono squillare. A Mosca non capita, almeno non è capitato, poi probabilmente non voglio generalizzare, però sicuramente c'è un grado di attenzione diverso. Perché io faccio un po' questo paragone, no? Se in Italia adesso qui venisse una compagnia russa e facesse questo spettacolo in russo con dei sovratitoli in italiano, il pubblico italiano come reagirebbe? È lì, no? Che secondo me farebbe fatica ad andarlo lì, a vedere. La cosa particolare è che i russi, nonostante non capissero la nostra lingua, erano attentissimi a tutto quanto. E poi abbiamo anche avuto la possibilità di comunque fare una specie di scambio culturale con gli altri ragazzi delle accademie russe. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Perché insomma è stato bello, è stato uno scambio, una condivisione, bello, no? Bello. Tornando al termine di prima, condividere. Bene, bene. E tornando a noi e al liceo, un ricordo particolare che ti ha emozionato durante il periodo del liceo? Ok. Che ricordi con... Sempre legato all'arte? Sì, sì. Ok, allora... sì, mi ricordo che stavamo facendo... era la prima di Romeo e Giulietta. Mm-hmm. E io ero emozionatissimo all'inizio. Entrai sul palcoscenico, la mia entrata era con una spada. E abbiamo fatto tutta la prima scena, sono uscito dietro le quinte e un mio amico, cioè un mio collega anche, no? Mi guarda e mi fa: allora come ti senti? E io ero estasiato e gli faccio: una figata! È stato proprio un'emozione fortissima, me la ricordo proprio come se fosse ieri, questa specie di demone, no? Sì, sì, a teatro sì. Si chiama demone, questo spirito che ti entra dentro e che esce fuori sul palcoscenico ed è un'emozione incredibile. L'hai provato poi anche altre volte? L'ho provato anche dopo, assolutamente, però lì c'era ancora quella parte ingenua. Sì, c'era ancora stato parte, tra i primi spettacoli che c'era hai fatto, ancora ovviamente. Parte ingenua, c'era ancora che era lì al limite fra le due cose, che tu eri proprio stavi esplorando un mondo. Che anche io sono dell'idea ovviamente che uno esplora costantemente, non impari, cioè impari, ma poi
È una costante crescita, non c'è una fine, non ti conosci mai in realtà, per quanto uno pensi di conoscerci. Questo mestiere aiuta a conoscersi molto, ma non ti conoscerai mai, è vero, sempre una costante scoperta. E lì, come dire, feci un passo in questa, in questo mondo. Bello, è bene, stato, bene. Sì. Allora, adesso dove... In futuro ti vedremo a teatro con Ugo Dighero e Neri Marcore. E Neri Marcore, sì, con questo spettacolo che si chiama Tango del Calcio di Rigore, che tornerà la passione del calcio. Andrà in replica dal 18 febbraio al 10 di marzo. Lo spettacolo, se si può definire così, anche uno spettacolo in sé di denuncia, perché parla dei mondiali del 78 che ci sono stati in Argentina e di come il mondo calcistico in realtà sia stato tutto un pretesto per nascondere tutti gli eventi sociali, come desaparecidos e tutti questi problemi che ci sono stati. Poi da lì c'è una diramificazione proprio in tutto il mondo calcistico di come ci sia un po' un abuso per molti punti di vista. Beh, verrete a Torino? C'è forse, a Torino? Forse prevista una tournée. Ce lo fai sapere, mi raccomando. Una tournée più avanti, vediamo, speriamo, assolutamente ve lo farò sapere. Faccelo sapere, sì. Mi raccomando. Ultima domanda. Ultima domanda. Che consigli dai a un ragazzo che vuole intraprendere il liceo Germana Erba? Ok. E che poi ovviamente vorrà fare l'attore e tutto. Ma sicuramente... Allora, un consiglio che io tendo sempre a dare magari a un ragazzo, poi sono io in cerca di consigli, no? quindi un consiglio che posso dare è di non soffermarsi all'apparenza e alla superficialità e e all'estetica delle cose su questo mestiere. Ma scavare. Penso che il mestiere dell'attore non sia Instagram, non sia Facebook, bravo, non sia Fendi, Gucci o tutte queste cose qua, ma sia piena umiltà per ricordare tutte le persone che non hanno la possibilità di dare voce a se stesse. Bene, allora ringraziamo Fabrizio Costella per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie. E noi ci vediamo per una prossima intervista. Ciao.